Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ci sediamo per ascoltare l'intervento di Fratello. Cari fratelli e care sorelle, con gioia sono ritornato qui in questa cattedrale in mezzo a voi, dopo alcuni anni, sempre su invito del vostro amato vescovo, che con fedele amicizia e con fiducia nella mia persona ha voluto che fossi in mezzo a voi un eco del Vangelo in questo anno giubilare della misericordia. Ed è proprio sulla misericordia che vogliamo questa sera approfondire la nostra conoscenza del Signore. Quella conoscenza che il Signore ha continuato a chiedere dai profeti fino alla venuta di Gesù Cristo. Voglio misericordia, non sacrifici, voglio la conoscenza di Dio piuttosto che olocausto. Perché Dio vuole una conoscenza di Dio che, come avete sentito nel versetto del profeta Osea, sta in parallelo con misericordia. Perché chi conosce Dio, conosce la sua misericordia. E potremmo proprio dire che la conoscenza vera di Dio è esperienza della misericordia del Signore. A tal punto che Sant'Agostino arriva a dire: se uno non ha fatto esperienza della misericordia del Signore, proprio perché è creatura soggetto di peccato, se non ha fatto esperienza della misericordia del Signore che perdona, costui, dice Sant'Agostino, non può accedere a nessuna conoscenza di Dio. Pensate già questo come dentro di noi causa qualcosa di scandaloso. Noi pensiamo che la conoscenza di Dio sia qualcosa a cui si accede con la giustizia, a cui accedono i giusti. Invece Gesù e il Vangelo ci dicono che si accede alla conoscenza di Dio quando si fa esperienza della sua misericordia. Ecco perché Gesù ha avuto la forza di dire quella parola scandalosa: io sono venuto per
per i salvi. Io non sono venuto nel mondo per i giusti, ma per quelli che si sentono peccatori, perché attraverso l'esperienza della misericordia di Dio accedono alla conoscenza di Dio e accedono alla salvezza. Ma cerchiamo di comprendere innanzitutto che cos'è la misericordia di Dio. La misericordia di Dio certamente nelle pagine della Santa Scrittura appare quando Dio proclama Mosè il suo nome, e lo commenteremo subito dopo. Ma se voi siete attenti lettori della Bibbia, la misericordia di Dio appare subito dopo il peccato dell'uomo. Quando l'uomo cade in peccato, la prima reazione che ha è fuggire da Dio. E quando sente la voce di Dio, uomo dove sei? Adamo, umanità dove sei? L'unica risposta che la Bibbia ci testimonia dell'uomo è: ho avuto paura della presenza di Dio. E in quel momento l'uomo sente vergogna perché ha capito di aver ferito la sua dignità, ma sente anche la paura della giustizia di Dio che incombe su di lui. E in quel racconto, certamente è un racconto che ha un linguaggio mitico, noi lo dobbiamo decodificare, quel racconto delle origini, cercate di capirlo in profondità, al di là della narrazione che può sembrare anche infantile, ma sono testi di 3.000-3.500 anni fa. Dio cosa fa a quell'uomo che ha paura e che fugge? A quell'uomo e a quella donna, a quell'umanità? Si dice che gli cucì dei vestiti di pelle perché non avesse vergogna del suo peccato e non avesse più paura di Dio. Ecco, il primo atto di misericordia che si registra nella Scrittura è Dio che, vedendo l'uomo nella vergogna del peccato e nella paura di stare alla sua presenza, gli fa dei vestiti, in modo di ridargli la pienezza della dignità, della soggettività, di un uomo e di una donna che possono stare di fronte a Dio senza la vergogna, senza arrossire e senza aver paura. I rabbini l'avevano capito e dicono: chi ha dato inizio alle opere di misericordia corporali, guardate che questa formulazione è già rabbinica, non è soltanto cristiana, chi ha dato origine è stato Dio, che per primo ha vestito la nudità dell'uomo, dell'umanità, perché l'uomo aveva paura di Dio e si vergognava del suo peccato. Ma certo la rivelazione della misericordia di Dio avviene quando Dio, che ha liberato il suo popolo, incontra Mosè sul Sinai. Avete presente tutti questo brano straordinario? Mosè, che ha portato il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà, vorrebbe vedere il volto di Dio. E allora prega al Signore: mostrami il tuo volto, mostrami la tua gloria. Ma Dio gli dice: no, non è possibile vedere il mio volto, vedere la mia gloria, perché chi vede il mio volto muore.
Il mio volto lo si può vedere soltanto al di là della morte. Ma il Signore dice a Mosè: ma io ti voglio esaudire, e allora voglio donarti il mio nome. Di nuovo qui il racconto può sembrare un racconto molto puerile, ma andiamo al contenuto serio. Dio dice a Mosè: io passerò davanti a te, con una mano ti impedirò di vedere il mio volto, ma mentre passo davanti a te, io proclamerò il mio nome. E così accade. Mosè sta sul Sinai, sta all'imbocco di una caverna. Dio passa davanti a lui, con una mano gli copre il volto in modo che Mosè non possa vedere il volto di Dio, ma Mosè sente la proclamazione del nome. Il Signore, Dio misericordioso e compassionevole. Quello è il nome di Dio. La prima volta che Dio dà il suo nome è quella, e questo incontro con Mosè, e quello è l'unico nome che Dio ha dato al suo popolo, un nome eterno, il nome per sempre. Il Signore, Dio misericordioso e compassionevole. Permettetemi di sostare bene. Il nome del Signore innanzitutto è il tetragramma impronunciabile che noi diciamo in italiano, il Signore, e che gli ebrei dicono senza pronunciare ciò che sta scritto, Adonai, Adonai. Poi il termine è Dio, Dio. Ma accanto c'è misericordioso e compassionevole. Permettete che ve lo faccia suonare in ebraico come risuona. Adonai, Adonai, El Rakum Ve'anun. Cosa significa Rakum Ve'anun? I due attributi del nome di Dio, che voi avete anche detto nella preghiera col salmo che avete fatto, il Signore compassionevole e misericordioso, è il nome che si ripete, ripreso dai profeti, ripreso nei salmi, e attenzione, è significativo. Nel libro dell'Esodo, dove c'è la rivelazione a Mosè, questo nome è il misericordioso e il compassionevole. Altre volte è il compassionevole e il misericordioso. Cambiano solo di posto questi due attributi. Ma che sono due attributi vicini, a tal punto che i traduttori hanno sempre avuto estrema difficoltà nel tradurre questi termini, perché qualche volta si sovrappongono. Sono termini apparentati, termini che hanno un significato immanente l'uno con l'altro. Il primo termine, che noi diciamo misericordioso, ebbene, questo termine viene da una parola ebraica che significa utero. È quello spazio che la donna ha per far posto all'altro, far posto al figlio, alla sua creatura. Quindi misericordia rimanda innanzitutto a questo utero chiamato in ebraico rechem rachamim, che significa le viscere più profonde ma di una donna. Quindi quando noi evochiamo la misericordia, evochiamo un sentimento forte, viscerale, un impulso tipicamente femminile e materno.
termine che traduciamo con compassionevole o parole simili, Hanun, viene da un termine ebraico che indica un amore profondo ma gratuito di Dio. Poi c'è anche qualche altro termine, ma questa sera io voglio soprattutto che capiate che cos'è la misericordia. Ripeto, un sentimento viscerale, materno, che nasce dalle viscere e nello stesso tempo un sentimento di un amore estremamente gratuito, benevolente. Potremmo dire che la misericordia con questi due termini è un sentimento materno, ma anche un sentimento paterno. Ecco, in Dio la misericordia oscilla con questi termini: amore, tenerezza, benevolenza, grazia, né chi dice un amore gratuito. Questo è ciò che è scritto nel nome di Dio. E il suo nome, dato a Israele, indica soprattutto davvero questa capacità di Dio ad essere compassionevole e misericordioso, capace di soffrire con chi soffre, compassionevole, capace di avere viscere paterne, profonde, piene di amore, gratuito, un amore che non si deve meritare per noi uomini. Ebbene, proprio questo sentimento di Dio viene ripreso dai profeti in molti contesti, in cui i profeti ricordano che Dio ha come essenza, se voi volete, ha come vita interiore questo amore viscerale. Certo, sarà il Nuovo Testamento che arriverà a dire che Dio è amore, ma nell'Antico Testamento sono i profeti che parlano di questa misericordia, per cui il Dio dell'Antico Testamento dei profeti è un Dio misericordioso. Uno dei profeti che bisogna assolutamente ricordare è il profeta Osea. Ebbene, il profeta Osea è quello che più ha meditato sulla misericordia di Dio. L'ha vissuta anche attraverso una vicenda personale, dolorosa e faticosa. Lui aveva preso come moglie una prostituta e questa moglie poi l'ha tradito, e nonostante i suoi adulteri, le sue nefandezze, Osea l'aveva ripresa con sé per opera del Signore, perdonandogli tutto. Ma Osea viveva il dramma tra Dio e il suo popolo. Questa è la verità: un popolo infedele è un Dio che vuole assolutamente perdonare. E Osea ha soprattutto un testo estremamente importante che ci dice che cos'è la misericordia di Dio. È un testo purtroppo che pochi leggono e pochi commentano, ma è estremamente importante. Osea è profeta in un momento in cui il popolo è diventato idolatro, ha abbandonato il vero Dio. Nel linguaggio biblico, questa sposa del Signore, che è la sua comunità, è diventata una prostituta. E allora Dio dovrebbe pigliare atto che l'alleanza è stata infranta, e lui dovrebbe rompere l'alleanza col suo popolo, dovrebbe porre fine a quelle nozze con il popolo di Israele.
Ebbene, è estremamente importante ciò che dice in Osea. È Dio che parla e dice: sì, dentro di me c'è il desiderio di fare giustizia, dunque di rompere l'alleanza. Ma il mio cuore si rivolta contro di me, perché io sono il santo, non un uomo, e devo perdonare e perdonare. Pensate il dramma che viene illustrato in questo testo di Osea. È un testo straordinario. Quasi il profeta mette in una specie di duello il Dio giusto e il Dio misericordioso. Ma il Dio misericordioso prevale sul Dio giusto, perché in Dio la sua giustizia, quando diventa attiva, si fa misericordia. Per noi è qualcosa di estremamente difficile da comprendere. Però se noi non comprendiamo questo, noi non conosciamo il nostro Dio e noi non siamo veramente discepoli di Gesù. Perché dico questo? Perché per noi uomini, lo sapete bene, il concetto di giustizia è un concetto che vive di per sé. Noi pensiamo che c'è la giustizia e che poi la misericordia è qualcosa che tutt'al più è un correttivo della giustizia. Non riusciamo a pensare altro. Mentre invece ciò che ci dicono i profeti è che la misericordia è immanente alla giustizia, non è una cosa diversa dalla giustizia di Dio. Dio, quando è giusto, fa misericordia. È molto difficile per noi uomini capire questo, anche perché tutto il nostro impianto culturale è di una giustizia che deve essere affermata, e una volta affermata eventualmente si fa intervenire la misericordia come correttivo. In Dio no. Dio, quando è giusto, diventa misericordioso. Non ci può essere una giustizia di Dio senza che in essa si esprima la sua misericordia, questo sentimento viscerale di amore che diventa perdono. Addirittura, a partire da questo, l'Apostolo Paolo metterà come fondamento a tutta la fede cristiana proprio il fatto che Dio ha una giustizia che è giustificante, cioè una giustizia che rende giusto il peccatore. So bene che sono dei concetti che per noi a volte risultano nuovi, come se non avessimo mai letto il Nuovo Testamento e Gesù Cristo. Dentro di noi c'è un impianto culturale, dovuto alla tradizione, dovuto anche a un certo cristianesimo che non si è adeverato tanto del Vangelo. Lo diciamo tante volte, ma Dio è giusto, Dio fa giustizia, ma non intendiamo che Dio fa giustizia facendo misericordia. Pensiamo qualcosa di autonomo, sul quale poi può sopravvenire la misericordia di Dio. E invece no. Il nostro Dio, quando esercita la giustizia, si fa misericordioso. Il nostro Dio, quando mette in atto la giustizia, rende giusto il peccatore. La giustizia di Dio è sempre giustificante, sempre giustificante. E non solo, come diceva Lutero, che dichiara giusto il peccatore. San Paolo non dice questo. San Paolo dice che rende giusto il peccatore.
perché è un perdono sanante. Ecco, Osea è quello che ci rivela questo, e dopo di lui i profeti insistono. Vi do solo alcuni cenni. Isaia si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Attenzione, qui ho tradotto commuoversi, ma il verbo è quello aver misericordia del figlio delle sue viscere. Perché così dice il Signore, anche se una donna si dimenticasse del suo lattante, io invece non ti dimenticherò mai, popolo mio. E Geremia riprende di nuovo: non è un figlio carissimo per me, Efraim, non è il mio bambino amatissimo, per questo le mie viscere hanno misericordia per lui. E io sento per lui una misericordiosa compassione. Ecco innanzitutto l'immagine che ci viene data da Dio. È un Dio che ha viscere di misericordia. È un Dio che non possiamo neanche definire giusto, se intendiamo dire che è giusto secondo la giustizia che noi uomini abbiamo elaborato e che noi uomini siamo capaci a pensare, perché la sua giustizia è misericordia, è misericordia. Vi dicevo all'inizio che il primo sentimento che ha avuto l'uomo, presa consapevolezza della sua condizione di fragilità, di uomo che compie il male, se volete, quando ha preso consapevolezza di contraddire il bene, di essere peccatore, il sentimento è stato la paura di Dio. E a leggere non solo la Bibbia, ma tutta la storia dell'umanità, la prima grande paura dell'uomo è la paura di Dio. È la paura di Dio. E soprattutto quando in nome di questa paura diamo a Dio un volto perverso, la paura aumenta a tal punto che alcuni uomini, sotto il peso di questa paura, abbandonano l'idea di Dio, diventano non credenti e fuggono da tutto ciò che ricorda eventualmente il nome o la presenza di Dio. Paolo VI, in una omelia del 72, omelia straordinaria, diceva: noi come Chiesa dobbiamo interrogarci, perché diciamo sempre che gli atei sono stati creati dalle ideologie. Ma perché non ci interroghiamo noi? Quanti atei noi abbiamo creato dando a Dio un volto di giudice giusto e severo, senza rivelare che lui era misericordioso? Parole di Paolo VI, che chiedeva un esame a tutta la Chiesa, così come Papa Francesco lo chiede a noi, a tutti. Sapete che il nostro Dio è misericordioso? O pensate che il nostro Dio sia un Dio la cui giustizia è secondo quella degli uomini? Io penso sovente come dentro di noi si è innestato ed è cresciuto quel meccanismo, quella logica ben espressa da un libro che molti della mia generazione hanno letto, so che non si legge più, il libro di Dostoevskij, Delitto e Castigo.
È quello che noi abbiamo in testa. Dove c'è il delitto ci deve essere il castigo. Dove c'è il peccato ci deve essere la pena. Anche le anime religiose più ferventi hanno questo meccanismo. Se c'è il peccato, c'è la pena. Se c'è il delitto, c'è il castigo. Funziona così la giustizia umana? Tutte le giustizie elaborate dagli uomini, il diritto, ha questo meccanismo e ci sarà anche in Dio. E invece in Dio non c'è. Perché in Dio la giustizia, ripeto, è misericordia. Non esiste mai la possibilità di un Dio giusto che non sia misericordioso. Ebbene, proprio per togliere questa paura di un Dio giudice giusto, che non sa avere dentro di sé i sentimenti materni e paterni di un padre e di una madre verso il figlio, Gesù è venuto con un ministero fatto di parole, di comportamento e di azioni per rivelare la misericordia di Dio. Attenzione, era anche rivelata nell'Antico Testamento. Al di là di pagine in cui certamente è dipinto un Dio semplicemente giusto, ma i profeti avevano sempre costantemente fatto vedere che la giustizia di Dio è misericordia. Ma tutto questo gli uomini non l'avevano capito. Ed è stato proprio Gesù che voleva allontanare questa paura di Dio e ha fatto qualcosa con la sua vita, le sue parole, che è stato il ristabilimento della vera immagine di Dio. Adesso vi dico un'espressione che forse turberà qualcuno, ma la spiego bene. Noi dobbiamo dire che Gesù ha evangelizzato Dio. Noi diciamo sempre che Gesù ha evangelizzato gli uomini, nel senso che ha portato il Vangelo agli uomini, ed è vero. Ma se Vangelo significa buona notizia, la prima cosa che ha fatto Gesù è rendere Dio buona notizia. Un Dio che sovente faceva paura, di cui gli uomini avevano paura, lui l'ha reso Evangelo. Buona notizia per tutti. E allora, Gesù ci ha dato questa testimonianza, portando a compimento l'immagine del Dio misericordioso. Possiamo dire che il Vangelo è la buona notizia della misericordia di Dio. Per Gesù giustizia e misericordia sono una cosa sola. E per questo lui ha rifiutato di condannare nella storia qualcuno. Leggete il Vangelo. Ha mai condannato nessuno. Ha mai giudicato nessuno. E il Vangelo che sentirete domenica, fra 3 giorni, ricordatelo che è un Vangelo che è il culmine della misericordia di Dio, ma è il Vangelo più scandaloso che ci sia. Perché anche a quell'adultera porta in fragrante adulterio, Gesù dirà: neanche io ti condanno. Neanche io ti condanno. E i versetti successivi, andateli a leggere, Gesù dice: io non giudico nessuno. Perché Gesù aveva detto: non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Nessuno ha paura di Dio. Noi uomini abbiamo istintivamente paura di Dio. È un meccanismo che ci abita. Soprattutto per il male che
raccontiamo sentendo la colpa, portandone la responsabilità, non riusciamo a credere che Dio può fare di noi delle nuove creature, far ripartire la nostra vita da capo, perdonarci i peccati e addirittura dimenticare i peccati che abbiamo fatto. Ma Gesù, con tutta la sua missione, cerca soprattutto di annunciare la misericordia. Vorrei fare una domanda che resti dentro di voi come una domanda viva, che vi intriga e che vi accompagni fino al credo pasquale. Perché Gesù è morto? Ve lo siete mai chiesti? Ma bene, perché Gesù è stato condannato? Perché Gesù è stato crocifisso? Perché? Vogliamo dire la verità? Non è certo perché lui passava, faceva del bene e guariva la gente. Non si è mai visto uno che fa il bene che venga ripudiato, che venga condannato. Neanche Gesù ha fatto qualcosa di male secondo il diritto dell'impero romano, tanto vero che Pilato per 3 volte, cioè in maniera definitiva, dice: non trova in lui colpa alcuna, è un giusto, perché non ha assolutamente violato nessuna norma del diritto imperiale romano. E Gesù non ha neanche mai violato la legge di Dio. Perché allora l'hanno ucciso? La risposta è una sola, non ve la do io, ve la dà il Nuovo Testamento. Perché predicava un volto di Dio misericordioso che era insopportabile per gli uomini religiosi, scribi, farisei e sacerdoti. Quelli che l'hanno condannato e l'hanno fatto condannare anche da Pilato. Sì, questa è la terribile risposta. Perché di fronte all'atteggiamento di Gesù, di fronte alle sue parole, soprattutto gli uomini religiosi reagivano dicendo: ma così è troppo, così è troppo. Perdona troppo facilmente. È chiaro che questa sera con voi non voglio mica rileggere tutto il Nuovo Testamento e il Vangelo, ma vi faccio notare che Gesù ha scandalizzato per la sua misericordia. Prima, appena si è manifestato, il primo quadro che il Vangelo ci dà di Gesù avulto nella vita pubblica è lui che si mette in una fila di peccatori per chiedere a Giovanni Battista il battesimo per la remissione dei peccati. Ma com'è possibile? Giovanni è stato scandalizzato e gli ha detto: ma come? Sono io che devo essere immerso da te e tu vieni a farti immergere da me? Com'è possibile, tu che sei senza peccato, ti sei messo in una fila di peccatori, solidale coi peccatori, e addirittura subisci il gesto con cui i peccati erano rimessi, cioè l'immersione nelle acque? E Gesù gli dice: dobbiamo compiere ogni giustizia. Tu sii obbediente, immergimi e basta, come se fosse un peccatore. Ma Giovanni Battista è stato turbato, scandalizzato da quel primo atteggiamento di Gesù. Non so se ci avete mai pensato, ma quando si parla dei grandi uomini religiosi, la loro prima azione pubblica è qualcosa di eclatante. O è un miracolo,
È una grande predica che stupisce tutti. Leggete la vita di Buddha. Una volta che ha ottenuto l'illuminazione, fa una grande predica che stupisce e fa seguaci. Gesù, il primo gesto pubblico, si mette in una fila indiana di peccatori eclatanti per dire: sono solidale coi peccatori, sto dalla parte dei peccatori e voglio fare la prassi penitenziale dei peccatori. Vi ripeto, ha scandalizzato il Battista. Ma subito dopo, qual è l'altro scandalo? Che Gesù, che era discepolo del Battista, abituato a una vita ascetica in cui aveva passato circa 30 anni, ci dicono gli apostoli, per prima cosa, che cosa fa? Va a un matrimonio secondo il quarto Vangelo. E secondo i sinottici va a una cena di pubblici peccatori per salutare uno di loro che seguiva Gesù, Levi, diventato Matteo. Ed è stata la prima volta che scribi e farisei si sentono scandalizzati. Com'è possibile un maestro che va a cena con pubblici peccatori e con prostitute? Com'è possibile? Vorrei dire, se ancora oggi qualche uomo di chiesa lo vedesse andare a alloggiare tra peccatori e prostitute, non credo che il popolo cristiano sia tanto tenero e che lo giudichi con misericordia. Questo per non dire: ma erano allora scribi e farisei. Noi siamo uguali a loro e abbiamo la stessa capacità di giudizio negativo come loro. E Gesù dice: ma io sono venuto proprio per loro, non per voi che vi credete giusti. E allora finiscono per dire: Gesù è un mangione, un beone, amico dei pubblicani e delle prostitute, mangia e alloggia da loro. Era la misericordia. E Gesù cerca poi non solo questo atteggiamento di viverlo fino alla fine, cerca di spiegarlo con le parabole. Il pastore che lascia le 99 pecore e va a pigliare quella che si è perduta. Il padre che aspetta il figlio che gli aveva rovinato tutti i suoi averi, che aveva voluto l'eredità anticipata, che se n'era andato, che aveva consumato tutto con amici e con prostitute, e poi tornato a casa il padre l'ha abbracciato, non l'ha rimproverato, non gli ha neanche detto: figlio, cosa hai fatto? Sei consapevole del male che hai fatto? Adesso ti ripigli in casa, ma a condizione. No, gli mette l'anello, gli mette i sandali, il vestito nuovo, e uccide il vitello ingrassato per la grande festa dell'anno. E poi dopo possiamo fare tanti episodi. Luca ci dice che un fariseo lo chiama a tavola, lui va. E mentre a tavola mangiavano distesi per terra, allungati a quel tempo, con un piatto centrale, furtivamente entra una donna, una peccatrice, va dietro dove c'è Gesù, rannicchiata gli prende i piedi, bacia i piedi di Gesù, li lava con le sue lacrime, li profuma. Gesti che una prostituta faceva coi clienti e per denaro. E quell'uomo religioso dice questo, che non dice niente rispetto a ciò che gli fa la prostituta, o è un ingenuo o in realtà è uno che ci sta. E lui gli dice: Simone, Simone,
A questa donna gli è molto perdonato, perché lei ha molto amato. Ciò che ha sempre fatto per denaro, con uomini che la trattavano un oggetto e che la stimavano con un prezzo, lei l'ha fatta gratuitamente, attirata da Gesù, perché capiva che quel maestro era capace di misericordia. E quando gli portano l'adultera, lui non la condanna, non gli dice: attenzione, quella scala che a volte noi amiamo tanto mettere di fronte al peccato, primo, sei consapevole del male che hai fatto? Lo sai che hai fatto un grande peccato, l'adulterio? Adesso sei pentita, hai il dolore per il peccato fatto. E poi ancora, e fai il proponimento di non farlo più? No. Gesù gli dice: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Chi ti ha condannato? Nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno. Va e non peccare più. Bene, sono solo dei tratti del Vangelo. Potremmo continuare fino all'ultimo di quel ladro, delinquente, bandito che muore con lui e che Gesù gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Il primo che entra in paradiso, pensateci bene, perché Gesù con la resurrezione apre il paradiso e il primo che vi entra è un delinquente. Un delinquente. E che Gesù perdona e fa entrare. Ecco la misericordia come scandalizza. Ma tutto questo è per toglierci la grande paura che noi abbiamo di Dio. La paura che il nostro peccato nessuno lo possa perdonare. Perché abbiamo l'esperienza umana. E siccome facciamo l'esperienza che gli uomini perdonano poco, si ricordano del peccato, del male che abbiamo fatto. E tutti noi sappiamo com'è difficile e faticoso perdonare agli altri. Pensiamo che Dio sia nient'altro uno che ha gli atteggiamenti umani, certamente più buoni di noi uomini, ma alla fin fine atteggiamenti umani. Invece Dio, quando perdona, non so se ci avete mai pensato, fa una cosa che noi uomini non possiamo fare, perché non solo perdona i peccati, ma il Vangelo ci dice che Gesù cancella i peccati. E se li cancella, significa che non li ricorda più. Già il profeta Michea diceva: i peccati Dio li scaglia in fondo al mare, in modo che più nessuno possa andare a trovarli. Ma il nostro Dio è un Dio che ci perdona dimenticando i peccati che abbiamo fatto. Questo lo può solo su Lui nella sua onnipotenza. Noi, se qualcuno ci fa il male, anche se arriviamo a perdonare, se non ci viene l'Alzheimer, continuiamo a ricordarci il male che ci ha fatto. Finché campiamo, finché non ci piglia la demenza senile. Dio nella sua onnipotenza, che è misericordia, riesce a dimenticare i peccati che abbiamo fatto. Quando li perdona, li dimentica, li cancella. Ecco, questa è la misericordia che non ci dovrebbe portare alla paura di Dio, ma ci dovrebbe rendere capaci di accogliere questo amore. Perché Gesù ha proprio capovolto quella che è la logica religiosa e che abbiamo ancora anche noi, pensateci bene. Quando è che per noi scatta la misericordia e il perdono? Pensateci quando. Quando uno ti ha fatto il male si pente, si converte,
scatta il perdono di Dio. Purtroppo questo non è secondo il Vangelo. La logica del Vangelo non è questa. La logica che ci ha insegnato Gesù e il Vangelo è che Dio perdona e perdonando causa il pentimento, causa la conversione. Bisogna capovolgere. Ecco perché è scandaloso, vedete, l'annuncio della misericordia di Dio. E Papa Francesco fa grande fatica quest'anno a dire con molta forza e tutti i giorni le cose che vi sto dicendo, ma che non sono dette da lui o da me, sono il Vangelo, sono il cristianesimo, semplicemente questo. Gesù sapeva che noi non siamo neanche capaci a convertirci, perché nessuno di noi vuole convertirsi. Non è vero che noi ci pentiamo dei peccati, ci pentiamo quando i peccati causano vergogna perché lo sanno gli altri o quando fa male alla salute. Ma se il nostro peccare, pensateci bene, non ci fa male alla salute e resta nascosto, continuiamo fino alla fine a peccare. Già i profeti dicevano: Signore, convertici, e noi ci convertiremo. Da solo non siamo capaci a convertirci. Convertici. Ma lui ci converte con il dono della misericordia, col dono del perdono, il quale precede la nostra decisione. Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 4, proprio per dire tutto lo scandalo che può fare la misericordia di Dio, annuncia. Prestate attenzione che le parole sono dense. Mentre noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre noi eravamo nemici di Dio, Cristo ci ha riconciliato con Dio. La simultaneità è questa. Mentre noi siamo nemici di Dio, mentre noi pecchiamo, Dio ci riconcilia, Dio ci perdona. Ed è l'accoglienza del suo amore, della sua misericordia, del suo perdono che ci fa decidere a cambiare, che ci converte, che ci causa il pentimento. Questo è il cristianesimo. Tutti gli altri sono cammini che trovate, mi rincresce dirlo, in tutte le religioni. La singolarità del cristianesimo si gioca su questo. Il perdono di Dio precede la nostra conversione, precede il nostro pentimento, anzi lo causa. Ecco, in questa visione della misericordia di Dio, noi non possiamo più avere paura di Dio, né di Dio e né dell'altra paura che testimonia la morte, che testimonia la Bibbia, che è la morte. Quella pagina che vi ho citato all'inizio, in cui l'uomo fugge perché ha peccato, e di fronte alla domanda di Dio, umanità dove sei? Quegli uomini, quegli umani rispondono: ma abbiamo avuto paura di te, abbiamo sentito la tua voce, oh Dio, e abbiamo avuto paura. E avevano preso conoscenza della qualità di mortali e della loro qualità di peccatori, la vergogna della nudità. Ebbene, queste due paure sono solo vinte dalla misericordia. Concludo con una piccola memoria, a una preghiera che quando io ero piccolo ci insegnavano a dire ogni giorno prima d'andare a dormire.
e credo che molti di voi la conoscono ancora, forse le nuove generazioni non la conoscono più. Che diceva: Signore, abbi misericordia. Abbi misericordia di tutti, specialmente delle anime più bisognose della tua misericordia. Ed era la preghiera con cui ci si voleva riconciliare anche di fronte alla possibilità della morte. Le nostre paure sono Dio e la morte. Ma se il volto di Dio è quello che ci ha annunciato Gesù Cristo, se è davvero questa misericordia, non temiamo, non fuggiamo da Dio e non abbiamo paura della morte. Sarà l'incontro con Lui. Allora vedremo davvero il suo volto. Ma fino al momento della morte non dimentichiamo il suo nome. Il Signore è compassionevole e misericordioso. Ogni giorno accanto a noi, che conosciamo il duro mestiere di vivere, soprattutto quelli tra di noi che fanno tanta fatica a vivere per la malattia, per l'endica, per le situazioni di disgrazia che vivono, per le loro storie d'amore accidentate. Il nostro Dio è misericordioso ed è accanto soprattutto a chi soffre ed è accanto soprattutto a chi si sente peccatore. Certamente non è accanto a quelli che si sentono giusti, a quelli che giudicano gli altri peccatori e non sono misericordiosi. L'Apostolo Giacomo nella sua lettera dice: siate misericordiosi, perché la misericordia vincerà sul giudizio, sulla giustizia. E Gesù ha detto: beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia nell'ora della morte, quando cadremo nelle braccia del Signore. Misericordia, misericordia. Vi ricordate quella preghiera giaculatoria? Gesù mio, misericordia. È l'essenziale, sapete. Basterebbe che noi dicessimo qualche volta nella giornata questa preghiera: Gesù mio, misericordia, per dire al Signore che siamo disponibili ad accoglierla e che confidiamo in Lui. È come dire: Signore, la tua misericordia vince le nostre paure e possiamo davvero attendere da te la sovrabbondanza della paura. Che questa Quaresima ci faccia capire che cos'è la misericordia. Se non la capiamo, viene invece dirlo. È inutile che diciamo che erano gli scribi e i farisei che non capivano Gesù. Noi non lo capiamo allo stesso modo e siamo scandalizzati dalla misericordia. Questa è la verità. E non vogliamo neanche un Dio misericordioso, perché se Dio lo sentiamo misericordioso, se lo conosciamo davvero, diventiamo responsabili della misericordia verso gli altri. E allora dobbiamo fare misericordia agli altri. Ma non dimentichiamo, se non siamo capaci di misericordia, noi chiediamo a Dio di non essere misericordioso con noi. Non abbiate paura se la misericordia di Gesù vi scandalizza. Cercate di comprenderla, tentate di viverla anche se difficile. Questo è il vero cammino del cristiano in mezzo agli altri.